Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Mario Draghi ha sciolto la riserva ed ha accettato l'incarico di formare un nuovo governo, il terzo della legislatura dopo i due esecutivi guidati da Giuseppe Conte. Draghi, 73 anni, è quindi diventato il presidente del Consiglio dei Ministri. Alle 12 di oggi c'è stato il giuramento della squadra nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La lista dei ministri è stata letta da Draghi al termine del colloquio con il capo dello Stato. Dei 23 ministri, 15 sono uomini e 8 sono donne. L'età media è di 54 anni. 3 ministri su 4 vengono da regioni del nord. Quanto all'appartenenza politica, ci sono 3 ministri del PD, 3 della Lega, 4 dei 5 Stelle, 3 di Forza Italia, 1 di Italia Viva, 1 di LeU. Gli altri ministri, 8 su 23, sono invece tecnici. Puntuale il bollettino Covid in Italia divulgato dal Ministero della Salute. Andiamo ad ascoltare il report settimanale. I casi di Covid-19 nel nostro paese rimangono stazionari rispetto alla scorsa settimana, ma l'incidenza rimane elevata, intorno a 270 casi per 100.000, mentre cresce di poco l'RT che si fissa a 0,95. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti di terapia intensiva siamo intorno al 24%, quindi un po' al di sotto di quella che viene considerata essere la soglia critica. Anche a causa della diffusione delle nuove varianti, la cui prevalenza nel nostro paese è di circa il 18%, è bene mantenere comportamenti prudenti e il divieto di mobilità da una regione all'altra. Parliamo anche dei nuovi casi Covid in Campania con il bollettino divulgato oggi pomeriggio dall'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 1751, quindi ancora in salita, di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi, asintomatici 1503, sintomatici 97. E i tamponi del giorno sono 20.413 per un totale positivi di 241.313 e un totale tamponi di 2.649.897. I deceduti sono 18, 13 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri, per un totale di 3.999. I guariti sono 981 per un totale di 169.230. Ricordiamo anche il report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono come sempre 656, occupati 104. I posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.356. Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato della situazione contagi nelle scuole della DAD. Ascoltiamo. Abbiamo registrato nei giorni scorsi una crescita enorme di contagio nella popolazione scolastica, docenti, non docenti, alunni. L'unità di crisi della Regione ha pubblicato i dati di questo aumento di contagio. Ogni tanto mi capita di leggere qualche comunicato dei cosiddetti no DAD. No DAD. Uno degli argomenti, anzi l'unico argomento è questo: siccome stiamo in zona gialla e siccome si aprono le attività economiche, non si capisce perché non si devono aprire anche le scuole. Ribadiamo con molta semplicità che le scuole, quando non si riaprono, non si riaprono per motivi semplici, non solo perché c'è una diffusione crescente dei contagi, non solo perché si cerca di prevenire l'esplosione del contagio, perché se dobbiamo aspettare prima che siano contagiati anche i ragazzi, è semplice. È la logica del governo, intervenire quando già il problema si è creato, non prevenirlo. Ma poi si fa fatica a capire che le scuole hanno una caratteristica specifica. Come le hanno i teatri, i cinema, cioè si cerca di evitare gli assembramenti in luoghi chiusi dove rimangono per ore ed ore le persone che sono concentrate nei luoghi chiusi. Quindi non si tratta solo di scuole, si tratta, ripeto, di cinema, di teatri, di supermercati sono un'altra cosa. La presenza dura 10 minuti, stai più o meno in locali grandi. Bene, noi abbiamo fornito tutti i dati, noi, l'unità di crisi, e abbiamo responsabilizzato
le amministrazioni comunali. Questo anche per evitare la cattiva abitudine che è cresciuta in queste settimane di nascondersi dietro le ordinanze del Presidente della Regione. Cominciamo ad assumerci ognuno le proprie responsabilità. Poi verificheremo nel corso dei prossimi giorni com'è l'andamento dell'epidemia. Nel frattempo cercheremo di far partire le vaccinazioni per quanto riguarda il personale scolastico. È attiva la piattaforma Scuola Sicura della Regione, quindi attendiamo che i dirigenti scolastici segnalino il personale disponibile a vaccinarsi, perché come sapete la vaccinazione è volontaria. Ad oggi abbiamo avuto 1000 iscrizioni, sollecitiamo i dirigenti scolastici a fornire quanto più rapidamente possibile l'elenco del personale che richiede la vaccinazione. La vaccinazione è l'unico antidoto vero che abbiamo alla esplosione del contagio. Tutto il resto sono mezze misure. Ormai è ufficiale, il divieto di mobilità tra regioni sarà prorogato con il plauso dei governatori già nelle prossime ore, almeno per qualche altra settimana, grazie al nuovo decreto legge che potrebbe approdare in un Consiglio dei Ministri ad hoc. È infatti arrivato proprio l'ok per la proroga fino al 25 febbraio con il blocco anti-Covid degli spostamenti tra regioni. Oltre alla proroga dello stop alla mobilità, i territori guardano già oltre la scadenza dell'attuale DPCM tra una ventina di giorni. Sul nuovo provvedimento, che porterebbe la firma ovviamente di Mario Draghi, i governatori chiedono di valutare possibili graduali riaperture come per cinema, palestre e teatri, con ingressi contingentati. Il limite potrebbe essere protratto così al 5 marzo, allineando tutte le scadenze sulle misure restrittive per l'emergenza Covid. Ma al momento non si può escludere anche l'ipotesi di un provvedimento ponte più breve e valido soltanto per una decina di giorni, in attesa dell'insediamento della nuova squadra di ministri. Al di là degli scenari, all'orizzonte del prossimo esecutivo, in queste ore i risultati del prossimo report, che è quasi certo, decreteranno il ritorno in Toscana e Abruzzo della fascia arancione, che attualmente è già assegnata a Umbria e Sicilia. Al contrario, il governatore campano Vincenzo De Luca ha firmato oggi una nuova ordinanza con un pugno sempre più di ferro sul divieto di feste in luoghi pubblici e privati ed assembramenti legati al carnevale fino a tutta la giornata del 16 febbraio. Prosegue intanto il caos vaccini in Italia. È di poco fa la notizia che AstraZeneca ha presentato un esposto ai NAS dei Carabinieri al fine di denunciare ogni tentativo di assicurare forniture di vaccino anti-Covid al di fuori dei canali governativi ufficiali e ha prontamente informato di tale esposto le autorità competenti. Lo ha reso noto l'azienda, sottolineando che nel caso in cui AstraZeneca venisse nuovamente associata ad attività illecite in relazione alla fornitura del vaccino, si riserveranno di agire legalmente nelle sedi opportune. AstraZeneca inoltre ribadisce che non vi è attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione del vaccino al settore privato. Intanto nella giornata di oggi si è consumata una tragedia alla mostra d'oltremare di Napoli. Un anziano di 84 anni era in fila in attesa del vaccino anti-Covid, che ancora non gli era stato somministrato, ed è deceduto proprio mentre attendeva il proprio turno a causa di un malore improvviso. A nulla sono valsi gli sforzi dei rianimatori per salvargli la vita. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo per nevicate, gelo, pioggia forte fino alla mezzanotte di domani sera, domenica 14 febbraio. Le temperature infatti continueranno ad abbassarsi con le minime che scenderanno ancora al di sotto dello zero su tutto il territorio. Questi fenomeni più significativi previsti, le temperature in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto dello zero, gelate persistenti a tutte le quote, venti forti settentrionali con raffiche, mare agitato a largo e lungo le coste esposte. La Protezione Civile ricorda alle autorità competenti di prestare grande attenzione alle fasce fragili della popolazione senza fissa dimora. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi resta in vigore anche l'allerta meteo per precipitazioni con criticità idrogeologica gialla su tutta la fascia costiera della Campania.
Centro funzionale e sala operativa continueranno così il monitoraggio H24. Secondo giorno senza vittime Covid-19 nel Casertano. L'ASL non certifica decessi nel bollettino epidemiologico di oggi. Aumentano in termini assoluti i contagi con 207 nuovi casi su 2215 tamponi processati, quindi 98 casi in più in termini assoluti. L'incidenza percentuale tuttavia è leggermente più bassa rispetto al giorno precedente, 9,3 rispetto al 9,9 di ieri. Un terribile incendio ha messo in ginocchio una baraccopoli abitata da extracomunitari a Parete. Il campo è abitato da migranti impegnati in diversi lavori agricoli. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Durante il salvataggio da parte delle forze dell'ordine è stato ritrovato stamane anche il corpo di un uomo e non si escludono altre vittime. Grande preoccupazione a Santa Maria a Vico a causa dei contagi Covid. Ad oggi infatti si registrano 66 attualmente positivi con un incremento di 20 unità rispetto alle ultime settimane. Ben 771 i cittadini guariti da Covid, mentre 14 restano in quarantena. A riferirlo è il primo cittadino di Santa Maria a Vico Pirozzi. Un aumento causato da alcuni focolai che si sono registrati in alcune zone della città e che hanno interessato diverse famiglie. La situazione resta ancora sotto controllo, ma il sindaco ha disposto lo screening di massa per studenti e professori della cittadina. Parliamo anche di sport. È pronta la Casertana per la gara di domani pomeriggio alle 17:30 al Pinto contro il Teramo. Sono 23 i giocatori convocati. Torna a Buschiazzo dopo due turni di squalifica, indisponibili invece ancora Castaldo, Ciriello e Bordin. I falchi, risultati tutti negativi e tamponi effettuati nelle scorse ore, nel pomeriggio hanno già raggiunto il ritiro. A presentare la gara è come di consueto mister Federico Guidi. Ascoltiamolo. Importante anche per dare continuità a quelle che sono le nostre prestazioni, perché al di là del secondo tempo con la Ternana, quando abbiamo commesso l'errore di, tra virgolette, smettere di giocare, le prestazioni erano state nell'ultimo periodo molto, molto buone e dobbiamo continuarle a fare perché sono quelle che poi ci hanno portato agli ultimi risultati positivi, alle ultime vittorie. Domani ritorniamo a giocare sul nostro campo contro un avversario difficile, un avversario che sa essere squadra, un avversario che è molto abile nella fase di non possesso, la fa ottimamente, è una delle difese meno battute di tutta la Serie C, non solo del nostro girone, ed è molto abile a rubarti palla e ripartire con individualità che hanno anche grande abilità tecnica, mi riferisco a Ilari, Bombagi, Costa Ferreira, Pinzauti, sicché insomma serve sicuramente una prestazione ottima e soprattutto serve grande concentrazione ed evitare quegli errori che anche in occasione dell'ultimo errore nell'ultimo gol che abbiamo subito con la Ternana è stato un errore di passaggio e ci siamo esposti a un loro contropiede che poi per la loro bravura ogni errore diventava letale, quindi questi sono errori che non dobbiamo commettere perché sappiamo che il Teramo è molto abile in questi tipi di situazioni. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata, torna il nostro viaggio nella musica con il Parado 91, ovviamente settimana di San Valentino, quindi si parlerà d'amore. Vi do anche appuntamento a domani mattina ore 6:55 con la rassegna stampa live di Teleprima. Buona serata!